vincolo universale è quello dell'amore, il resto sono costruzioni giuridiche che spetta agli organi costituzionali applicarle. Noi a Napoli l'abbiamo fatto. Napoli è la prima linea, è l'avamposto, ci siamo sempre stati con la nostra amministrazione, ci crediamo tanto, dei passi in avanti sono stati fatti, adesso veramente tocca solamente al Parlamento, che sinora si è girato dall'altra parte, invece è venuto il momento di avere una legge nazionale. A Napoli tutto quello che si poteva fare si è fatto e daremo una grande spinta politica a far trovare un po' di coraggio a chi coraggio non ne ha. Il sì alle unioni civili a Napoli è l'urlo di molte migliaia di persone che oggi hanno attraversato le strade a difesa dei diritti civili nell'ambito delle manifestazioni che oggi si sono tenute in tutta Italia. Il corteo, aperto dal sindaco di Napoli ed intitolato Svegliati Italia, è partito da Piazza Carità per arrivare a Piazza del Plebiscito, che per l'occasione ha assunto i colori dell'arcobaleno, come quelli delle famiglie che stanno chiedendo al Parlamento il coraggio della civiltà, quello necessario per approvare la legge sulle unioni civili e per prevedere un sistema di diritti senza compromessi contro le intollerabili discriminazioni che investono le famiglie e le coppie dello stesso sesso. L'aria che si respira in altri paesi europei è di maggiore riconoscimento dei diritti e delle libertà civili. Diciamo che in Italia la cittadinanza, gli abitanti e molti comuni stanno di gran lunga avanti rispetto ai governi e ai parlamenti, che spesso fanno prevalere bigottismo, beceri calcoli politici e meschinità. Non hanno nemmeno il coraggio di applicare la Costituzione. Poi si riempiono la bocca ogni giorno i grandi partiti italiani, i grandi segretari nazionali, i grandi presidenti del Consiglio, si riempiono la bocca ma non hanno il coraggio di applicare, di fare finalmente una legge che applichi la Costituzione Repubblicana. Vediamo se questa volta glielo diamo noi un po' di coraggio.